Da Padova la solidarietà dei medici specializzandi e i medici, dirigenti sanitari e infermieri che hanno aderito alla giornata di sciopero contro le risorse stanziate dalla manovra al comparto sanità ritenute inadeguate. Cercare di attirare l'attenzione mediatica su quelli che sono i problemi della formazione medico-specialistica in questo paese. È un tema che non viene attenzionato da tutti gli ultimi governi. Quest'ultimo governo ha trovato uno spazio di manovra in finanziaria per un incremento delle borse del 5%, borse che però sono ferme dal 1999 e hanno totalmente perso il loro potere d'acquisto. Chiediamo quindi di essere ascoltati, chiediamo delle risposte reali, non delle risposte demagogiche che portino all'apertura di posti come soluzione per l'incremento e la risoluzione dei problemi della carenza di personale medico in questo momento in questo paese. Per gli specializzandi il diritto allo sciopero non è previsto nel contratto di formazione, ma i padovani hanno voluto lo stesso esprimere il proprio stato di agitazione. La carenza di medici in realtà non c'è, diciamo i numeri come stanno, i medici in Italia ci sono, purtroppo non sembra una carenza, ma in realtà non è un fatto, i dati ci dicono tutt'altro. C'è una carenza di riconoscimento, questo sì, mancano i medici, manca il riconoscimento a questi medici, manca il riconoscimento alle figure specialistiche, soprattutto di alcune branche. Abbiamo medici che non vogliono andare più a lavorare in pronto soccorso, che non vogliono più lavorare nei posti più complessi per via di una sicurezza sul lavoro che ormai è minima e scarsa ed un riconoscimento economico che di fatto è praticamente assente, non abbiamo più di che vivere in alcuni casi, in alcune città è difficile anche arrivare a fine mese. A livello nazionale l'adesione allo sciopero dei sanitari è stata alta, quasi l'85%, con oltre 1 milione di prestazioni a rischio in tutto il paese. Il problema riguarda il sistema sanitario nazionale, riguarda i nostri pazienti che quando hanno un bisogno di salute serio e allora poi dopo nascono i problemi. Gli specializzandi sono il nostro futuro. Costa 200.000 euro la formazione di uno specializzando, per poi dopo magari non trovare possibilità nel sistema sanitario nazionale perché sono poco valorizzati, non solo nello stipendio, ma anche nella qualità di vita, per cui poi dopo vanno all'estero oppure vanno nelle strutture private. E questo è inconcepibile perché noi le tasse le paghiamo sul sistema sanitario nazionale e quindi abbiamo diritto a un sistema di salute pubblico, efficiente ed efficace.